Alfonso Signorini costretto a fare a meno di una concorrente interessante per il Grande Fratello VIP. Da tempo il conduttore Mediaset prova a far entrare nella casa più spiata d'Italia la famosa attrice, opinionista, presentatrice e personaggio TV Sandra Milano. Per la settima edizione l'accordo sembrava cosa fatta, ma all'ultimo è saltato tutto. È stata la stessa musa del regista Federico Fellini a parlarne in un'intervista rilasciata a Cusano Media Group. Sandra Milo ha ammesso di aver accettato la proposta di Alfonso Signorini, che la insegue ormai da anni, ma che la sua età si è rivelata un ostacolo insormontabile. Il GF VIP volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini. Ma l'assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia. Stando alle affermazioni di Sandra Milo, ci sarebbero degli intoppi per gli aspiranti concorrenti troppo in là con l'età. L'attrice compirà 90 anni il prossimo marzo, ma resta sempre molto energica e attiva. Di sicuro una perdita importante per il programma data la verve della star del cinema. Eppure le quote senior al Grande Fratello VIP non mancano mai. Quest'anno c'è Vilma Goic, 77 anni. Mentre nella sesta edizione è stata protagonista Katia Ricciarelli, 76. Non vanno poi dimenticate le partecipazioni di Barbara Alberti, 79. E Eleonora Giorgi? Se al Grande Fratello VIP ha dovuto rinunciare Sandra Milo, resta una delle prezzemoline più in vista della TV. Quest'anno, ad esempio, ha condotto il docu-reality di Sky Quelle Brave Ragazze con Mara Maionchi e Orietta Berti. Le tre hanno viaggiato parecchio per questo programma. Raccontando aneddoti, prima di questo lavoro la Milo non conosceva Orietta. Per Sandra una piacevole scoperta, come ribadito nella sua ultima intervista. A detta dell'attrice, la Berti è una persona sicura di sé, consapevole del suo talento e del suo percorso privato e professionale. Una donna sempre fedele.
We'll be right back.